Benvenuti e ben ritrovati. Oggi nuovo video per parlare dei due italiani che sono scesi in campo oggi, rispettivamente, come li vedete nella foto in ordine, ad Amburgo e a Stad. Musetti batte Serundolo 6-3, 7-6, 7-6 e raggiunge la sua prima finale di un torneo dell'ATP 500 di Amburgo. Berrettini raggiunge la sua dodicesima finale, battendo Dominic Thiem 6-1, 6-4. La dodicesima finale in carriera, in un torneo 250, lui ha raggiunto finali in ogni categoria di torneo, tranne le finals e i giochi olimpici. Allora, parliamo delle partite che io le ho viste entrambe bene. Bene, Berrettini ha giocato una gara semi-perfetta, o in realtà direi perfetta, fino al 5-2, poi ha un po' traballato, si è fatto controbreccare da Thiem, poi nel 5-4 è stato bravo, ma Thiem secondo me poteva fare il secondo break perché onestamente Berrettini è un po' traballato là, però comunque è stato molto bravo Berrettini. Poi a vincere la partita ha sbagliato uno smash, uno è entrato per mezzo centimetro. Thiem poteva fare qualcosa in più a mio avviso e poteva magari portare un po' di momento dalla sua parte e magari riuscire a portarlo al terzo. Così non è stato. Invece Musetti che cioè più che traballa, fa una stupidaggine nel match point perché vede Serundolo comunque abbastanza lontano, ma io non l'ho visto lontanissimo, secondo me era troppo vicino anche per farlo. Fa il servizio dal basso, male eseguito perché secondo me non era ben eseguito, e poi nel match point sul 5-4 poi si fa controbreccare alla quarta palla break. Là se avesse perso onestamente, cioè, non puoi fare il servizio dal basso quando hai un solo match point. Se ne avesse tre di fila l'avrei quasi capito, ma il servizio da basso in quella situazione non aveva senso, non era nemmeno la scelta tattica corretta, perché Serundolo non stava 4, 5, 6, 7 metri dietro la linea di fondo come fa Nadal a Roland Garros, stava sì 2-3 metri dietro, ma nemmeno troppo. Serundolo comunque non è un giocatore alto 2 metri che non ha movimento, no. E quindi là ha commesso l'errore. Serundolo ha fatto troppi errori non forzati, però comunque Musetti ci ha messo del suo nella sconfitta dell'Argentina, ha fatto una gara di pregevole fattura. Come Berrettini che sfida un team lontano ancora dalla forma migliore, sempre però più solido e di maggior livello. Comunque lo score è netto, cioè perché se fosse, cioè, non è finita 6-1, 6-2. Se finiva 6-1-6-2 era un risultato forse anche un po' bugiardo da come si è vista la partita, perché comunque hanno fatto game lottati, non è che Berrettini ha vinto tutti i game 40-0-40-15, però comunque Berrettini ha giocato nettamente meglio, in questo istante manifesta una certa superiorità. Se Berrettini ovviamente avesse incontrato il team nel 2019 avrebbe vinto team anche in due set, quasi sicuramente, perché quel team là era sulla terra, almeno era secondo. Solo probabilmente solo a Nadal è allo stesso livello di Djokovic. Però Thiem non è più quello di prima, può tornarci. Non è nemmeno il Thiem che abbiamo visto inizio anno fino a Parigi, che è veramente stato un qualcosa di disastroso contro Lien, che ha perso brutalmente in tre set. Comunque Berrettini in finale contro Ruud, bah, onestamente Ruud mi sembra un giocatore anche un po' fortunato, perché adesso la finale che ha fatto a Parigi a Roland Garros, che è sempre una finale slam, per carità, però ha battuto due giocatori che non erano i fuori classe. Ha battuto Rune, ok, e ha battuto Cilic. Cilic 34enne, se era Cilic dei tempi d'oro, allora c'era un'altra cosa. Cilic che è crollato fisicamente dopo aver vinto il primo set, e poi in finale da Nadal si è fatto letteralmente demolire. 6 game in 3 set, ma non è la prima volta che succede. Djokovic e Federer ne sono l'esempio, che sono i due più forti giocatore di tutti i tempi, escluso Nadal, e comunque sono i due giocatori più forti su terra della generazione attuale, o comunque degli ultimi 20 anni, escluso Nadal, e hanno fatto rispettivamente 4 e 7 game nella partita intera. Quindi che Ruud perdesse, si poteva aspettare. Poi ha fatto una finale a Miami beccando avversari non fenomenali. Insomma, Ruud, secondo me Berrettini può farcela. Se Berrettini gioca così, per me batte Ruud. Ruud non è che mi piace, che mi ispiri assai. Non fatevi ingannare dal ranking, non fatevi ingannare dal fatto che Ruud è quinto.
e che Berrettini al quindicesimo, perché il ranking secondo me è una cosa fine a se stessa. Perché non è che Medvedev è il numero uno al mondo, è il più forte al mondo, no. La classifica vera dei più forti al mondo attuali è sono Djokovic e Nadal, primo e secondo, metteteli come li volete voi. Quest'anno propendo più per Nadal, però entrambi sono fenomenali. E poi ci stanno le next gen, e poi attualmente ci sta forse Alcaraz. La classifica è falsa, Ruud attualmente non è tra i 5 più forti. Per me Berrettini, sì, su terra può trarre vantaggio Alcaraz e Ruud, ma Berrettini è polivalente, mettiamola così. Tra Ruud e Berrettini non si sa chi boccheggia di più col rovescio. Sarà una sfida bella, secondo me, io vedo pari, la partita pari. Invece questa partita mi preoccupava di più con Cerundolo, ma comunque Musetti ci ha stupito. Io adesso spero che becchiamo Alcaraz in finale, lo battiamo, perché sarebbe la cosa più bella battere Alcaraz, che è il giocatore più forte di tutti i tempi. Un onore sarebbe batterlo, uno che ha vinto 65 Slam e 120 Masters 1000, che ha battuto Nadal e Djokovic 85 volte a testa. È un giocatore sicuramente fortissimo. A parte gli scherzi, ci risentiamo domani con i commenti a caldo delle finali che giocheranno Musetti e Berrettini rispettivamente ad Amburgo e Stad. Noi ci vediamo alla prossima, per me è tutto, ciao.